Oggi ci troviamo nella fase 3 di questa pandemia, una fase che ha seguito appunto la prima fase, quella della tragedia, quella drammatica, e che di per sé, a mio avviso, è stata gestita malissimo, con linee guida e protocolli del tutto errati, però, come dire, era una fase del tutto imprevedibile. Possiamo anche pensare a delle giustificazioni nel merito. Poi c'è stata una fase 2, una fase interlocutoria, dove gli errori sono stati comunque gravi in ogni caso, scelte sbagliate sotto tutti i punti di vista, soprattutto istituzionali, e non mi riferisco chiaramente a un lockdown che ha provocato una tragedia economico-finanziaria gravissima, voglio rimanere sul piano esclusivamente medico, per poi sfociare nella fase 3, quella di oggi, dove io credo di dare un bilancio altrettanto negativo, se non addirittura fortunoso, per cui questo virus, ma che ha fatto tutto da solo sostanzialmente, cioè ha smesso di essere così, tra virgolette, cattivo, rispetto a qualche tempo fa, ma questo per nessun merito istituzionale, semplicemente per quello che normalmente i virus fanno, cioè perdono in potenza virale. E per fortuna la sensazione è che, anzi la certezza è che in questo momento il virus è infinitamente meno pericoloso rispetto a qualche mese fa. Ma qual è stato il contributo essenziale delle istituzioni in questo? Per me quasi nessuno. In questa faccenda escono perdenti praticamente tutte le istituzioni mediche, a cominciare dall'OMS, che non ne ha veramente azzeccata una che sia una, dell'Istituto Superiore di Sanità, che non ne ha azzeccata una che sia una. Potremmo parlare anche della Protezione Civile, che ha continuato a sciorinare i numeri che erano sbagliatissimi, salvo appunto ammettere che erano sbagliati. E quindi che bilancio dare oggi di questa situazione? Beh, che se ci sono delle riforme da fare, non possono essere trascurate delle riforme che partano dalla sanità e dalla medicina, perché se c'è un vincitore in questa situazione, in realtà è la figura del medico, lasciato da solo a se stesso, dalle istituzioni e da tutto, in virtù di una sanità massacrata negli ultimi anni. Ma il medico italiano non ha niente da imparare da nessun altro, ed è stato lui in grado di arginare gli infiniti errori commessi dalla politica nel passato. Il medico italiano è il grande vincitore. E il grande vincitore, in questo senso, alla fine, in questo mare di errori, è stato chi, andando contro ogni regola e andando contro ogni protocollo e ogni linea guida, si è comportato diversamente di quel Veneto. Il Veneto ha fatto di testa sua, con delle, come dire, regole completamente diverse dalle regole dettate dalle istituzioni, è stata la regione che ha avuto più successo di tutto. In altre parole, tali erano gli errori e le cose che ci sono state dette talmente sbagliate, la prima delle quali chiusa in casa con la tachipirina, che chi ha fatto esattamente il contrario alla fine è il vero grande vincitore, per esempio il professor Crisanti, che ha gestito la situazione del Veneto. Che altro salvare di questo periodo? Veramente poco. Io mi auguro che il futuro da parte di noi cittadini sia quello di, nel momento in cui avremo la possibilità di esprimere un nostro giudizio, di non dimenticare quello che è accaduto in Italia, di non dimenticare quello che ci è stato detto, di non dimenticare che non c'è stata una linea guida corretta e che oggi, se le cose sembrano andare meglio, vanno inevitabilmente meglio, questo è fuori discussione, secondo me è quasi esclusivamente per fortuna, perché il virus sta facendo il virus, appunto, ha fatto il virus nella fase in cui è stato cattivissimo, e oggi è un virus che ha perso di potenza e di conseguenza sta facendo pochi danni. Tornerà? Non tornerà? Non lo so se questo accadrà. Ho la certezza, però, che se il virus tornerà in qualche maniera a ledere la nostra vita, la nostra salute, saranno i medici a tirarci fuori dai guai e non certo le istituzioni. Buonasera.